Amici sportivi, buongiorno da Piero Giannico e benvenuti alle finali dell'ottava edizione della Universal Yacht Cup, che oggi andranno di scena allo stadio Necchi di Forte dei Marmi. Sarà una giornata che trascorreremo insieme, ve la racconteremo in rigorosa diretta. Ci godremo lo spettacolo delle semifinali, che daranno poi accesso alla finalissima del pomeriggio per l'oro, e ci godremo insieme anche le partite che poi determineranno la classifica dal quinto all'ottavo posto. In campo in questo momento Manchester United Empoli, partita che vale l'accesso per, appunto, come dicevamo prima, una posizione tra il quinto e l'ottavo posto, quindi chi vincerà giocherà la finalina per quinto e sesto posto, la perdente andrà nel gironcino per il settimo e l'ottavo posto. Torneo bellissimo che ha visto una giornata, quella di ieri, quella del giorno di Pasqua, davvero di grande spessore. Vi andiamo allora un pochettino a raccontare quella che è un po' la storia del torneo, che ha una mission di carattere sportivo e turistico e che coinvolge in maniera molto attiva la Versilia e tutti i territori limitrofi, regalando ulteriore lustro e visibilità appunto alla Toscana. Sicuramente parliamo di una delle manifestazioni più belle a livello giovanile, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ci sono 64 squadre che hanno partecipato alla manifestazione, 1200 bambini coinvolti, poi una zona, un territorio come la Versilia molto ricettiva, ha dato sicuramente ospitalità e ha dato anche la possibilità a tantissima gente che magari non conosceva la Toscana di potersi anche fare un weekend di sole e anche di mare. Allora, dicevamo, Manchester United contro l'Empoli. Vediamo intanto quelli che sono i giocatori sul rettangolo di gioco. Ve li vado a raccontare, a snocciolare in ordine praticamente di numeri, come da distinta. Allora, l'Empoli agli ordini dei direttori, degli allenatori Massimo Sacca, Francesco Spanò e del dirigente accompagnatore Daniele Allegri. È così composta la rosa dell'Empoli. Versari, quindi Francesco Versari, Lorenzo Bagnoli, Niccolò Baldini, Gabriel Bergantino, Brando Bettazzi, Federico Calamai, Christopher Ceccherini, Marco Centoni, Matteo Egan, Diego Glielmi, Diego Ferrazza, Alessandro Olivieri, Andrea Orlandi, Giulio Pezzano, Martino Raghianti, Tommaso Rugani, Matteo Toci e Vittorio Viti. Questa è la formazione dell'Empoli che oggi si gioca l'accesso per la finale quinto e sesto posto. Andiamo allora a raccontarvi invece quella che è la formazione della Manchester United, con Will Murdoch, Jacob Delaney, Mason Halliday, Daniel Armer, poi Corburn Murray, Jim Waites, Zach Bauman, Corey Edward, Otis Honor, Shi Lacey, Bendito Mantato e Harley Poole. Questi sono i giocatori
della Manchester United. Manchester United che è nella consueta casacca rossa, invece l'Empoli nella divisa tradizionale bianca, completamente bianco. Dunque, dicevamo del torneo, un torneo sicuramente di eccellenza. Quest'anno introdotte due grandi novità: l'incremento del numero di tornei di selezione denominati preview, che hanno portato il nome del torneo e della Versilia in giro per l'Italia e addirittura oltre confine. Le località interessate dalla preview sono diventate 11, a riprova del sempre maggiore interesse suscitato dal torneo nel mondo del calcio giovanile. A questo punto anche vi diciamo quelli che sono stati partner che hanno permesso lo svolgimento del torneo, e quindi la collaborazione con Master Sport, il master internazionale in strategia e pianificazione degli eventi e degli impianti sportivi dell'Università di Parma e di San Marino, ha portato i frequentanti del corso a svolgere addirittura anche uno stage formativo con la Universal Yacht Cup. L'organizzazione, insieme alla sezione di Lucca del CONI al Master Sport and Anatomy dell'Università di Pisa, ha poi permesso anche a un incontro che si è svolto il 29 marzo a Villa Bertelli qui a Forte dei Marmi sul tema la fisioterapia e la preparazione atletica per l'atleta di minore età. L'evento è naturalmente una chicca nel mondo del calcio giovanile. L'anima pulsante di questa manifestazione è la Player and Events, una garanzia sicuramente nel mondo appunto dell'organizzazione degli eventi sportivi. Per il resto, la cosa che più ci ha permesso di gustarci questa manifestazione è vedere i calciatori, permettetemi di passare questo termine, che si sono divertiti dal primo giorno a oggi, perché questo evento è un momento di aggregazione, di socializzazione, di amicizia, e poi c'è la parte agonistica, che quella non manca mai, quindi si partecipa per poter ottenere un risultato. Ci sono squadre professionistiche, ci sono squadre che sono invece ancora appartenenti alle categorie dilettanti, però la bellezza di questo torneo è che abbiamo visto anche dei risultati importanti ed eclatanti, squadre professionistiche perdere contro delle formazioni che alla vigilia avrebbero avuto veramente poco credito. Però la bellezza di questa manifestazione è che ogni squadra ha dimostrato di essere sempre all'altezza della situazione, e quindi grande spettacolo, gol sicuramente tanti ne abbiamo visti, molto belli, e poi gentili spettatori da qui. Probabilmente fra qualche anno vedremo i campioni del futuro, probabilmente tra 6-7 anni magari qualche ragazzo che oggi è qui al torneo in Toscana sarà magari protagonista in Serie A o in qualche campionato di prestigio. Dunque una finale questa che permetterà l'accesso a chi dovesse vincere naturalmente di arrivare al podio per il quinto e sesto posto. Sicuramente il settore giovanile in Italia ha un seguito importante, un seguito perché diventa la parte poi pulsante, la parte essenziale della crescita naturalmente del nostro calcio. Proprio con l'attività di base nasce la possibilità di costruire non solo il giocatore che potrà diventare un futuro campione, ma si costruisce l'uomo che
poi cresce attraverso l'attività di palestra e appunto un'attività di base, un'attività scolastica, e quindi qui incominciano ad avere dei propri istruttori i primi valori, i primi assaggi di quella che poi sarà la vita in generale. Quindi c'è l'attività non solo motoria, l'attività agonistica, ma poi c'è anche tutta una serie di attività che portano a comprendere al calciatore, al giovane calciatore in erba, il valore della maglia, il valore di uscire dalla partita con la maglietta inzuppata di sudore per aver dato tutto. Quindi comincia ad assaporare veramente quello che è il bello poi dello sport, il giocare per una maglia importante, per onorare i colori di quella formazione, e quindi di dare lustro con il proprio livello tecnico, con il proprio sapere, con le proprie caratteristiche tecniche, anche al territorio dove il giocatore cresce e dove il giocatore appunto è impegnato con quella formazione. Quindi il settore giovanile dà questi valori, non solo l'agonismo sul rettangolo di gioco, ma è soprattutto un momento importante di crescita proprio nella vita di tutti i giorni. Umberto Mannella è uno degli organizzatori del torneo, un torneo che quest'anno ha dato veramente un'impronta importante a quelle che sono le attività giovanili proprio in Italia. Ci sono stati 11 tornei preliminari nel 2018, 10 in Italia e 1 a Parigi. Il grande colpo che sicuramente ascriviamo all'avvocato Mannella è stata l'adesione appunto del Manchester United, che stiamo vedendo impegnata in questo momento contro l'Empoli in questa semifinale che porta all'accesso al piazzamento per il quinto/ottavo posto. E sempre Umberto Mannella ha mantenuto questo filo diretto con la Cina, rappresentata dalla squadra dello Shenyang, città con la quale il torneo e il comune di Forte dei Marmi stanno cercando di costruire una solida collaborazione non solo sportiva ma anche turistica ed economica. E tutto questo perché il calcio giovanile è anche un plus che possa permettere di creare appunto dei corridoi internazionali per far comunque girare l'economia, per far conoscere soprattutto le bellezze territoriali italiane anche all'estero, e quindi creare appunto degli accordi trasversali che possano appunto permettere la diffusione su ampia scala appunto non solo del pallone a livello giovanile, ma anche delle bellezze territoriali, artistiche e diciamo anche gastronomiche, perché la cucina comunque diventa sempre un valore aggiunto. E allora noi vi andiamo un po' a raccontare quello che è il match tra le due formazioni, con l'Empoli che adesso va in attacco con il giocatore Tommaso Rugani. Attenzione, perché c'è poi il giocatore Federico Calamai, che aveva provato l'incursione. Ancora prova a giocare Calamai, la palla è per il giocatore Giulio Pezzano. Attenzione ancora all'Empoli in avanti, ma la difesa del Manchester United, vedete, con il giocatore Halliday, che ha questa progressione importante, imponente, poi viene messo a terra. Sempre 0-0, è un primo tempo giocato su buoni livelli, due tempi da 20 minuti, lo ricordiamo. Le formazioni sono tutte praticamente 2007,
ed è un torneo under 11 che è decisamente di livello superiore, proprio perché ci sono giocatori che, per chi ha avuto la fortuna di poter seguire il torneo in tutta la sua pienezza e interezza, ci sono giocatori già pronti, secondo noi, per disputare categorie superiori, non solo legate alla loro età. Dunque vediamo adesso come prova a giocare Christopher Ceccherini, possente attaccante dell'Empoli, che ha sempre avuto la destrezza in questo torneo di mettersi in evidenza con numeri davvero importanti, e quindi sono già giocatori, molti dei quali già notati sui taccuini dei grandi club, anche quelli internazionali, non a caso in questi giorni qui in Versilia sono arrivati tantissimi addetti ai lavori che hanno iniziato un po' a scautizzare quelli che sono stati i protagonisti del torneo dello Universal Yacht Cup edizione 2018. Ancora l'Empoli in fase offensiva con Brando Bettazzi, che ha cercato l'incursione, poi la difesa del Manchester con Zach Baumann è riuscita a liberare, poi avete visto questa carambola ha favorito invece l'Empoli, la rimessa laterale, ancora Christopher Ceccherini ha provato a districarsi, vediamo l'azione adesso da parte di Federico Calamai, sempre molto attivo in questa parte iniziale del match, adesso Mantato Bendito ha servito il pallone per Daniel Armer, la rimessa laterale ancora per il Manchester United, un primo tempo che sta vivendo diciamo di bel gioco, ma soprattutto è molto tattico. Due squadre che si stanno studiando ancora a fondo, non ci sono state incursioni particolari o cenni di cronaca di rilievo. Abbiamo visto sicuramente la formazione italiana dell'Empoli cercare di puntare a lavorare molto sulle fasce, invece il Manchester United molto più per le verticalizzazioni e per una difesa molto granitica. Intanto la difesa appunto della Manchester United ha questa azione difensiva non felicissima che porta poi alla rimessa laterale di Brando Bettazzi. Non è perfetta, poi avete visto come ha provato poi a liberarsi Jim Whites per la rimessa da fondo campo affidata al portiere degli inglesi. Andiamo a centrocampo, come prova a giocare Baumann, ancora Armer apre il gioco su Mantato. Mantato va sul fondo, poi rientra, palla ancora per il suo compagno Armer e poi il tiro che va alto sulla traversa. È la prima occasione di tutto il primo tempo, una gara molto tattica, dicevamo, gara che comunque sta esprimendo un buonissimo gioco e indubbiamente sta permettendo a chi è sugli spalti del Necchi di godersi uno spettacolo davvero di grande livello, anche perché queste squadre arrivano a questa manifestazione dopo naturalmente delle selezioni, ma sicuramente sono squadre che nel corso della stagione, nei rispettivi campionati e nei rispettivi tornei hanno sempre fatto bella figura e soprattutto hanno evidenziato progressi dall'inizio della stagione a oggi. Intanto attenzione, c'è il recupero del pallone da parte del giocatore Shi Lesei che tira in direzione della porta italiana, ma il tiro è debole, non riesce a essere efficace. Empoli un po' in affanno nel disimpegno. Attenzione, c'è la ripartenza con
appunto Christopher Ceccherini, fermato in questa maniera dalla difesa del Manchester United. C'è il calcio di punizione a favore dell'Empoli. Seguiamo insieme. Calcio di punizione per l'Empoli. Vediamo lo schema sul pallone. Diego Ferrazza con Andrea Orlandi. La palletta, la prodezza del portiere del Manchester United. Avete visto il riflesso del numero uno Will Murdoch, che è arrivato con i tentacoli, ha detto di no alla giocata dell'attaccante dell'Empoli. Adesso provato l'incursione con questa giocata importante Alessandro Olivieri. Palla vicina al palo, 0-0, ma Empoli pericoloso in questo frangente. Empoli pericoloso in questo frangente. E dunque 0-0, ma abbiamo visto quanto sia stato bravo Will Murdoch, che qui finisce il primo tempo. 0-0. Quello che state vedendo in questa semifinale valevole per l'accesso alla posizione quinto-ottavo posto è il livello che l'Universal Yacht Cup ci ha fatto vedere in questi giorni. C'è un livello alto, non partite scontate, non differenze tecniche abissali, ma formazioni che comunque hanno giocato molto, molto bene. Pur essendo un torneo, i ragazzi hanno fatto vedere di avere tecnica di base di un certo livello, massimo impegno, e nessuna società che è presente qui all'Universal Yacht Cup ha snobbato l'evento. Le società che sono arrivate con le formazioni praticamente più forti, quindi la qualità del torneo è stata anche garantita dalla serietà dei club che si sono che stanno partecipando all'evento. Quindi magari in alcuni casi alcune società portano le seconde o le terze o le quarte squadre di categoria, invece in questo caso sono arrivate praticamente le compagini più forti legate appunto alla categoria, e questo ha permesso al torneo di elevarsi di qualità. Secondo tempo che è iniziato da un minuto scarso, sempre 0-0 il Manchester United, che adesso prova l'offensiva in attacco con Zach Baumann, e poi ancora l'Empoli che si salva. Reclamano un calcio di rigore i giocatori del Manchester, ma per l'arbitro Biselli è tutto regolare, e dunque si procede con l'azione da parte del Manchester con Jacob Delaney, che sta praticamente difendendo con grande merito la fascia destra, sta presidiando la fascia destra con autorevolezza. E dunque vediamo già a quest'età come i ragazzi siano già belli e pronti. Intanto vedete, durante la partita si succedono cambi con gli allenatori, che giustamente, e noi lo sottolineiamo giustamente, danno minutaggio a tutti i ragazzi dell'organico, perché lo dicevamo prima, non c'è soltanto l'agonismo, ma c'è anche il divertimento, parola che spesso si dimentica nei concetti giovanili, si pensa sempre al risultato. Nella realtà questi sono bambini, bambini che devono divertirsi, si devono divertire giocando, crescendo con il pallone tra i piedi. Guardate che giocata da parte di Sealessi, guardate, avete visto come ha danzato su quel pallone, poi prova Bendito Mantato, il traversone, la palla è lì, ancora la difesa dell'Empoli con la punta della piede, la difesa dell'Empoli ha spazzato, palla lontana dall'area di rigore, ancora Bendito Mantato,
il passaggio verso le vie centrali, il tiro e poi qui la grande parata ancora del portiere dell'Empoli sulla girata di Otis Honor. Davvero grande scambio, soprattutto grande parata da parte dell'estremo difensore dell'Empoli. Calcio d'angolo, svetta di testa ancora un difensore dell'Empoli, poi vediamo come tiene la palla Lacy. Calcio di punizione per il Manchester United, subito calciato di prima. Guardate con quale personalità giocano i ragazzi del Manchester, ma anche dell'Empoli. 0-0, siamo al terzo minuto di questa ripresa. Ricordiamo che in caso di parità si va direttamente ai calci di rigore, quindi vedremo se la sfida Italia-Inghilterra, nel caso dovesse andare ai calci di rigore, darà anche qui dei verdetti essenziali. Le due scuole sui calci di rigore sono molto brave, quindi poi a livello naturalmente di grandi sappiamo come vanno un po' a finire le situazioni, però anche le italiane si difendono bene quando c'è da calciare i rigori. Attenzione ancora al Manchester United sulla fascia, lì abbiamo visto un bravissimo difensore, Brando Bettazzi. Avete visto come riesce a difendere il pallone e a mandare la palla in fallo laterale. La rimessa adesso tra la linea bianca è affidata al Manchester United. Fa incontro al pallone Zach Baumann, ancora lui Baumann, poi perde il pallone perché c'è la fase break a centrocampo dell'Empoli. Ancora Bendito Mantato, progressione, Mantato messo giù, sgambettato, calcio di punizione. E non ha avuto mezzi termini Diego Ferrazza. Adesso calcio di punizione già battuto, attenzione il tiro da parte di Sea Lacy, palla a fondo campo, ha provato la giocata importante, numero 10 del Manchester. Parliamo di due grandi scuole calcistiche di livello internazionale, naturalmente da una parte l'Empoli e dall'altra parte il Manchester United. E poi è sicuramente affascinante vedere due realtà così importanti affrontarsi, due scuole di pensiero calcistico diverse che ogni anno sfornano sempre calciatori pronti per le prime squadre. Naturalmente qui parliamo di bambini che potrebbero essere i futuri campioni del calcio internazionale. Attenzione la progressione ancora da parte di Giulio Pezzani, braccato, arpionato, e dunque arriva il fischio di Biselli. Calcio di punizione, anzi il giocatore è Matteo Egan. Adesso arriva sul pallone Giulio Pezzano, calcio di punizione con Pezzano sul pallone, la palla crossata al centro, è lì, attraversa tutta l'area di rigore, il tiro centrale, parte dell'Empoli che non riesce a superare Will Murdoch che aveva nel primo tempo. Andiamo a rivedere l'azione, vedete il tiro calciato da Matteo Tocci. Bellissima la parata parte di Will Murdoch, ma nel primo tempo Will Murdoch ha fatto un paratone. Un Empoli che nel girone è arrivato primo con 3 vittorie, mentre quindi 9 punti, invece il Manchester United primo nel suo girone con 6 punti. Dunque, ve lo ripetiamo fino alla noia, parliamo di squadre di grandissima tradizione, di squadre che giocano un grande calcio e quindi sicuramente un livello qualitativo di cui ne ha beneficiato il torneo. Attenzione l'inserimento, vedete, per vie verticali, come vi dicevo all'inizio di telecronaca, il Manchester ha questa caratteristica, sfrutta molto le vie centrali. Attenzione, la bella giocata da parte di Zach Baumann, palla nel mucchio, la difesa ancora dell'Empoli che spazza. Allora adesso c'è la ripartenza del capitano Andrea Orlandi,
Andate Orlandi, vedete come si destregge il tunnel, ha provato la giocata di fine, ancora qui il Manchester nella fase difensiva, arriva il fischio di Biselli che va a soccorrere proprio Orlandi che è stato messo a terra, vedete, come un papà che lo va a stringere, lo va ad abbracciare, adesso fa il calcio a due e poi Orlandi dà la palla agli avversari, fair play, massimo fair play, chissà se i grandi in generale del calcio mondiale riescano a diventare anche come questi ragazzini che riescono a far rispettare i valori del fair play e del rispetto. Non sarebbe male riuscire anche a imparare da questi ragazzi la cultura e l'educazione del calcio. Attenzione, c'è la ripartenza da parte di Mason Holiday, ancora il Manchester, guardate con quale autorevolezza la difesa del Manchester ha giocato il pallone. Non è facile destreggiarsi in slalom nella propria metà campo. Ancora il Manchester che tiene il possesso del pallone, poi su Otis Honor vanno in due addirittura, e dunque la rimessa laterale è per l'Empoli, anzi no, per il Manchester, avete visto, è andato il giocatore dell'Empoli a rimettere. E ora Bendito Mantato, ancora la giocata pregevole di Sia Lasei, ancora guardate che tecnica di base ragazzi, che giocata, ancora lui, avete visto come aveva il pallone incollato al piede, sembrava una calamita. E allora la rimessa laterale è per Mantito Bendato, ancora il lancio centrocampo, c'è il break ancora elegante di Corey Edwards, galoppa sulla fascia Jacob Delaney, ancora la formazione del Manchester che ha questa azione prolungata sulla fascia di forza, ancora Delaney va a terra, però per l'arbitro è tutto regolare. Allora l'Empoli con Orlandi, questa giocata d'esterno destro che viene fermata da centrocampo, ancora l'Empoli recupera il pallone, è una squadra questa dell'Empoli che gioca molto bene nella fase della ricostruzione del gioco e soprattutto del recupero palloni, quindi si vede la scuola italiana proprio in questo caso emergere rispetto alla delicatezza del gioco tecnico, più tecnico naturalmente, del Manchester United. L'Empoli sta dimostrando di avere sicuramente una marcia in più, squadra più pratica all'Empoli, che gioca un calcio molto più all'italiana. E ora palla che va oltre la linea bianca, siamo al decimo minuto, sempre 0-0 di questa prima semifinale per il quinto e ottavo posto. Chi vince andrà a disputare la finale per il quinto e sesto posto, chi perde invece si dovrà accontentare della finalina, settimo e ottava posizione, sempre nel pomeriggio. Andiamo a seguire l'azione dell'Empoli in fase difensiva, ancora 1-2 a centrocampo, vedete come Zach Baumann vada a fare interdizione nella mediana, poi palla per Bendito Mantato, ancora Bendito Mantato che prova a puntare l'avversario, lo supera ancora Mantato, su di lui c'è il bravissimo difensore dell'Empoli, vedete come gli abbia chiuso la strada. Allora c'è questo in duello, questo corpo a corpo tra Orlando e l'ottimo Mason Holiday, allora il portiere Will Murdoch che va alla rimessa. Attenzione, vedete la ripartenza da parte del Manchester United, guardate la giocata elegante da parte di Sia Lasei, fermato il raddoppio di marcatura da parte di Diego Ferrazza e del giocatore Matteo Tocci, calcio di punizione ancora con il giocatore Sia Lasei, sta facendo vedere di essere un numero 10 di grande scuola, ancora lui che giganteggia sul pallone, poi Bendito Mantato, grande cross, poi vedete la spizzata di testa da parte della difesa dell'Empoli, poi ci prova ancora lui Orlando, prova a, anzi Orlandi, ad andare avanti sul pallone. Andrea Orlandi è un ragazzo sicuramente di grande prospettiva, gioca decisamente bene con il pallone tra i piedi e
dimostra di meritare la fascia anche di capitani, i gradi del capitano. Ancora l'Empoli a centrocampo, lo va a recuperare con Marco Centoni il pallone, ma è braccato da tre giocatori del Manchester United. Questo che vedete è Jacopo Delaney, uno dei migliori difensori di fascia del torneo. Rimessa laterale per la formazione toscana, palla ancora per il giocatore Matteo Egan. Poi abbiamo visto come Brando Bettazzi non sia riuscito a rigiocare il pallone, il colpo di tacco in fallo laterale. La rimessa laterale adesso è per Jacob Delaney, controllo sempre di C. Lacey, preciso, giocatore molto tecnico. Segnatevi questo nome e questo cognome. Guardate, l'Empoli in contropiede, prova la fuga proprio Matteo Egan. Qui il portiere deve uscire alla disperata su Christopher Ceccherini, questo classe 2007, 10 maggio 2007. Ancora Giulio Pezzano. Ancora l'Empoli, prova nella fase della rigiocata. Squadra, aspettiamo, dell'Empoli, una delle migliori scuola calcio d'Italia. Sono sempre usciti dei grandi giocatori, poi hanno fatto la storia anche del calcio italiano. Giocatori e allenatori, che anche gli allenatori fanno parte del gioco, e allora grazie agli allenatori bravi, che anche l'Empoli ha avuto e che ha tuttora nella sua storia, lunghissima storia sportiva, sono usciti dei bravi calciatori. Siamo al quindicesimo della ripresa, sempre 0-0 in fase mediana. Abbiamo visto Matteo Toci riuscire ad arpionare il pallone. Ancora il controllo da parte del difensore dell'Empoli, Niccolò Baldini. È una bella partita, gentili telespettatori. Noi vi terremo compagnia tutto il giorno, vi racconteremo il bello di questo evento. Cercheremo di farlo con un po' di colore. Attenzione a Christopher Ceccherini, guardate la fuga del numero 11 dell'Empoli. Palla ancora lì, ancora Ceccherini. Fraseggia con il giocatore Brando Bettazzi, ancora Brando Bettazzi, poi fermato ancora dalla mediana della Manchester United. E poi c'è l'azione del giocatore Otis Honor, fermato dalla bravissima difesa dell'Empoli. E poi Ceccherini prova ad andare in fuga, l'uscita del portiere con i piedi di Murdoch, di Will Murdoch. Diamo l'azione, ancora il calcio, anzi no, la rimessa laterale da parte dell'Empoli. 0-0, c'è ancora Ceccherini, il controllo della sfera di gioco. Ma vedete, da quella parte non si passa, chiude molto bene Jacob Delaney. Ancora l'Empoli prova a salire, palla al piede, la progressione sulla fascia. Ancora c'è Egan, Matteo Egan, che guadagna questa rimessa laterale. Applausi per lui, per la bella giocata del numero 2 dell'Empoli. Adesso rimessa laterale con Giulio Pezzano, palla nel mucchio, il colpo di testa ancora della difesa del Manchester. Poi c'è questo tiro dalla distanza, qui il portiere è preciso, vedete, non ha avuto la minima inflessione o flessione. E dunque sempre 0-0, ha provato questo tiro della domenica, anche se oggi è il lunedì di Pasquetta, da parte di Matteo Toci. Scagliato questa sfera di gioco, ancora l'Empoli in avanti, ancora l'Empoli in avanti con Matteo Egan, la prodezza del portiere, poi il tapin vincente di Christopher Ceccherini che gonfia la rete. L'1-0, c'è festa, vedete, in campo l'1-0, l'Empoli si porta in vantaggio al 17esimo minuto con il tapin, vedete, di Ceccherini. Andiamo a rivedere l'azione, la grandissima giocata da parte del giocatore Matteo Egan, il portiere che non è precisissimo nella respinta, si avventa come un'aquila dell'area di rigore,
Christopher Ceccherini con la suola della scarpa mette la palla in rete, 1-0 per l'Empoli che sblocca il risultato. Empoli 1, Manchester United 0. Siglato Ceccherini al 17° della ripresa, proprio nel finale di questo match. Dunque, attenzione adesso al Manchester, il tiro e poi arriva di gran carriera in chiusura il difensore Tommaso Rugani. Questo ha un cognome pesantissimo, ragazzi, davvero. La chiusura, vedete il tiro scoccato da Otis Honor, è arrivato Tommaso Rugani che ha chiuso in difesa. Palla in calcio d'angolo. Dunque, ultimi minuti del match. Calcio d'angolo per il Manchester dalla bandierina, palla a spiovere. Poi vedete com'è attenta ancora la difesa dell'Empoli. Adesso palla scagliata verso metà campo, anzi l'area di rigore del Manchester. Allora il portiere Murdoch, adesso con i piedi, gioca palla con disinvoltura, ancora a centrocampo c'è Shilesey. Ancora vedete la chiusura sempre dell'ottima difesa dell'Empoli. 2 minuti di recupero, 2 minuti di recupero. E dunque, amici telespettatori che ci state seguendo, sale alto sugli spalti il grido Empoli Empoli, sostegno della formazione toscana. Adesso il Manchester sta provando fino alla fine di poter raddrizzare il risultato. Vediamo se ce la farà, se riuscirà a portare il match ai calci di rigore, o se invece si dovrà accontentare poi dell'eventuale finalina al 7º-8º posto. Ultimi sussulti di un match entusiasmante, un match che fino a questo momento ha regalato molto gioco. E poi la rete, il 17° di Ceccherini, sulla bella azione in profondità di Matteo Egan, una bella galoppata, il suo tiro, deviazione del portiere. Poi abbiamo visto come si è avventato Ceccherini a mettere la palla in rete. Attenzione adesso all'azione di Bendito Mantato, il cross pulito sotto rete, ancora il Manchester che non riesce, poi c'è la svirgolata sulla riga e poi palla che viene spazzata lontana dall'area di rigore. Adesso il contropiede dell'Empoli, chiusura della Manchester in difesa, il controllo non felicissimo in questo caso di Bendito Mantato. Ultimi secondi, arbitro controlla il cronometro. C'è una grande festa sugli spalti qui del Necchi, di Forte dei Marmi. Ancora Ceccherini, il controllo di petto, vedete Ceccherini viene fermato in fallo laterale, e lui il match winner fino a questo momento per Biselli. È finita, l'Empoli dunque batte il Manchester United 1-0 e nel pomeriggio vedremo impegnato l'Empoli nella finale per il 5º e 6º posto.